ranked. È ovvio, Doskane, dove se no? Siamo sempre ranked. Mi hai mai visto fare normal? Ti dico io quando faccio normal. Quando esce un nuovo campione lo voglio provare in blind pick con voi, così almeno sono sicuro che lo posso piccare. Solo in quel caso. Forse un giorno inizierò a fare più spesso normal, ragazzi, e mi verrete davvero tryhardare. Perché lo sappiamo tutti quanti che nelle normal la gente tryharda di brutto. Perché le normal sono il tryhard più totale. Sono il disgusto della community. Nelle normal la gente tryharda come, specialmente le draft. Le blind no. Nelle normal draft, già solo che tu vai in normal e vuoi fare anche la draft, ti fa capire quanto tu sei impazzito. Le normal blind sono invece il tesoro. Lì puoi fare il cazzo che ti pare, nessuno ti dice niente, ti rompe il cazzo. Invece nelle ranked ci si rilassa. Nelle normal draft si tryharda. Un giorno forse mi vedrete evolvermi e iniziare a fare le normal, ma quel giorno è ancora lontano. Non sono ancora pronto psicologicamente per fare le normal. Secondo me uno può fare un PC un po' come vuole. Questo è vero, sì, Iaco. L'importante è che però funzioni, giusto? Ok. Io una cosa che tryhardavo davvero nella vita erano le URF random. Quelle sì che mi hanno piaciuto. Quelle mi hanno forgiato. Se so giocare tutti i campioni è grazie a quello. Perché io lì uscivo un campione random. Dovevo giocare quello ed era tutto più velocizzato. Ed era tutto più difficile. Cazzo, però che schifo questo mantello qua. Ma cos'è? Forse era meglio Project, effettivamente. Vabbè, in caso faremo anche con quello. Ok. Mastery era molto forte nella Rurfa. Arrivo. Perché devo andare dal red? No. Allora, hanno Shyvana top, Volibear jungle, che si chiama Bomba, e Charleston mid. Questa Janna, ragazzi, Janna in bronzo, super strana come cosa. Non ho mai vista, proprio mai 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 mai. Sono molto... Dimmi. Ma di carry Afka? No! Ok, non surrendiamo. Scrivete... scrivi che è un tuo amico e sta tornando. Don't remake, he is my friend, he is coming. Sì, no, ci chiamiamo uguale, però il tuo premaid non sono io. Va bene, ragazzi, forse è possibile fare la sfida delle 60 kill in questa partita. Abbiamo uno AFK. Potrebbe essere fattibile. Speriamo che mid e top perdano un po'. Oddio, se perdono forse tutti, dopo è un problema. Allora, quando esce la scritta remake, iniziamo a spammare X in chat, Perché sicuramente uscirà e dopo la vedono. Invece noi non dobbiamo farla vedere. Quindi proprio facciamo la censura. Pronti a censurare? No. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ok. Ho messo anche una word per sbaglio, però va benissimo. Censura, ragazzi! Il potere della censura. Benissimo, 2000 IQ qui. Non vogliamo il remake. Non bastavano i ping sicuramente, però va benissimo così. Il potere della censura. La finestra è ormai trascorsa. Ah, ma c'era una finestra. Oh porca, non lo sapevo. Vabbè, ragazzi. Questo è bello in League of Legends. Sì. Benissimo, benissimo.
Adesso però dobbiamo giocarcela bene, perché abbiamo scelto di fare questa cagata e vediamo come va. Ok. Adesso ti ganko bot. Ah, aspetta, forse ganko mid. Non gankerò mid. Akali è brava. Ha fatto la prima kill. Sto arrivando bot, arrivo su Janna che non ha mana. Ok, non ha il flash. Buono, neanche lei. Morta la mid. Buono. Peccato. Va bene. Sì, era troppo. Volevo provarci. Ok. Va bene. Non è un problema. Io ho fatto la mia prima kill. Ce la possiamo fare. Because we are believer. Tu dovrai farmare un po'. Potresti anche venderlo effettivamente. A cosa ti serve? Ecco. Quindi non farlo. Adesso facciamo che ti ganko sempre bot. Tanto abbiamo visto che le kill sono facili. Non hanno il flash. Io adesso faccio 4 campi, torno bot. Arriva il blu tra un minuto. Li chiudiamo a imbuto. Va bene. Cosa buona è che io mi prende la solo ex e ti darà più aiuto, esatto. Quindi è worth. Inoltre abbiamo fatto fidare Volibear, tutto calcolato. Volibear andrà in mid and top e farà perdere i nostri compagni. E noi ci fidiamo sulla bot. Ok, forse non faccio il 6 prima di arrivare lì bot, ma potrebbe comunque andare bene. Ok. Tu sei al 5, loro sono al 4, faccio il golem e li mettiamo nel sacco. Oggi si parla in rima. Ok, arrivo. Sei pronto? Comunque Kali ha fatto un'altra kill mid, molto male. Come ha fatto a morire prima? Non lo sai per pochissimi minion. Vengo a fare un po' di ex qua. Ok, farmiamo che faccio il 6. Non vengono, secondo te? Hanno paura? Sì. C'è Volibear dal drago, vieni. Praticamente stiamo facendo funneling. Vieni dal drago. Più o meno, funneling. È qua. Un evocatore si è riconnesso. Madonna. Cazzo. Ci hanno circondati per bene. Va bene, peccato. Non me l'aspettavo che Polybir fosse dietro, Dio santo. Ok. Non sta andando molto bene. Però possiamo ancora recuperarla tutta per intero. È ok. Noi scaliamo bene. Sicuramente più di loro. Buonasera cugino, oggi Mastery? Sì, oggi dobbiamo cercare di fare 60 kill. Ne mancano 59. Tosta, eh? Tosta. Il problema è che mid e top stanno andando abbastanza bene entrambi. Io non mi sto fidando, questo forse è un altro problema. Sai cosa, adesso evito di venire bot se c'è Volibear. E il problema di questi engage, il fatto è Volibear. Se non ci fosse lui, il Gian e i Kaiser li avremmo già uccisi molte volte. Purtroppo è tornato Ash, va benissimo. Così fida un po'. Ma la chat è inesistente, non la vedo solo io. Guarda che sono qua che scrivono. Alla chat di stream.
Sono tutti concentrati. Quando non scrivono è per quello. Se sono concentrato io, sono concentrato anche la chat. La chat in questo stream funziona così. Guarda, adesso scriviamo tutti in chat. Ragazzi, casino! Forza, fatevi sentire! Ecco. Un po' di chat dorata, signore. Ecco. Ammazziamo questi. No! Culone di un Garen di merda, avevo fatto la Q, pezzo di fango. Garen player. Io ce l'ho con i Garen player, ma i Garen player supportano la mia stream, cioè... Vero Luca? Dovrei amarlo Garen. Com'è che hai fatto una kill te? Ok. Back. Kraken. Scarpetta incoming. Ash è morta. 10 secondi alla ulti. La bot sta vivendo solo perché c'è quel Volibear che arriva in continuazione. Volibear è a 6 kill participation. È ancora un livello sotto di me. Top sta andando normale. Mid è ok. La partita è troppo bilanciata in questo momento. Arriva bot che c'è un sacco di farm. Le facciamo anche. Va bene, vado a farmare, cioè a farmare golem e tutto. Ultino col voli fieldato. Assolutamente no. È 3-0-3 con voli tank e io sono mastery. Cosa può mai succedere di brutto? Zero paura di un Volibear fieldato, ragazzi. Zero paura. Ma Ashe mi dice io mi affresco, ma lo io, Gun. No, vado a farmare di più, codice. Farmo di più che è sempre rischioso ingaggiarli. Ok. Il problema è che le mid della top sono troppo bravi nel nostro team. Non fanno schifo. Cioè, Akali che fa due kill. Ok. Vedi, bot c'è sempre quel Volibear. Bot c'è sempre quel fottuto Volibear di merda. Che va bene comunque, però... Dovrebbe andare, cazzo, top lane. Non può star fisso bot. Deve far vincere l'altra lane, se no è un problema per noi. Fa vincere la lane che fa schifo. Questi qua fanno le kill, guarda. Cioè, come cazzo si fa? L'Herald pure. Ma siamo seri, cazzo. Faccio io e non lo usiamo. Potrei usarlo tipo botlane, che è tipo uno spreco. E devo farlo in un minuto. Arrivo. Tutto bene, tutto bene. Non dico per te, ma per i Lakers che verranno dai vati i Lakers con la sua ulti schifosa. Meglio, è quello che voglio io. Se Volibear si fidda, oh finalmente, e uccide i miei laners, io sono contento perché così scalo io e loro no. E se scalo io riesco a fare 60 kill, capito? Cioè noi stiamo pensando a questo, non stiamo pensando in piccolo, noi pensiamo in grande. Chi se ne frega dei laners che vengono divati, cioè... L'infase è ormai finita. Non viene divato più nessuno ormai. Vieni, vieni. Oi. Andiamo a usare l'Herald bot. Niente, tardi per l'Herald.
Non lo usiamo proprio al secondo. Che non lasciamo. No, no, questo Drake va fatto. Ma non so se ce la facciamo. Sono troppo forti. E io sono, ho solo due kill. Bene. Niente. Però ho fatto una kill. Quindi ward. Ok, continuiamo a scalare. Loro sono molto gruppati. Cazzo, questa partita non si riesce a fare 60 kill, te lo dico già. I nemici sono tutti gruppati, stanno giocando bene, ok? Sono sopra la media come gameplay. E anche i miei compagni, non sembra una partita a bronzo, quindi non ce la faremo a fare le 60 kill in questa partita. Perché giocano tutti troppo bene rispetto all'elo. Non mi aspettavo questa cosa, vista la partita di prima. Vabbè. Cioè, avete visto? Tutti e quattro sul fucking drago, a fare il drago come... Non mi aspetto queste cose in bronzo io. Va bene, comunque. Tutti troppo smart? No, vabbè. Cioè, la vinciamo comunque, penso. Però non, non ci arriviamo a fare 60 kill. Sarà più una sfida a vincerla, questa. 60 kill da solo, ovviamente. Cioè, guardate! Ma... what? Se stanno ruotando bene nella mappa, si muovono bene. Non mi aspetto queste cose in bronzo. È incredibile. Buono. Cioè, buon per loro, ma... male per la... per la... per la... per la sfida, cazzo. Ah, tryhardiamo per la vittoria e non per la, per la challenge. Magari ci arriviamo lo stesso, proprio perché siamo così indietro che se recuperiamo un minimo, la partita non la vinciamo subito e quindi abbiamo la possibilità di arrivare molto in late e fare 60 kill. Però se continuano a stare così tanto gruppati e Gian e Kaisa riescono a giocare così bene, stanno giocando bene. Gian, Kaisa e Voli stanno giocando molto bene. Gli unici che non stanno giocando bene e che avrebbero dovuto giocare bene sono Shyvana e Sylas e stanno giocando male. Se fosse stato al contrario, giocavano bene Shyvana e Sylas, gli altri no. Io avevo free kill bot, mi fiddavo e sarebbe stato meglio. Ci sono comunque, abbiamo sbloccato il potere di Yumi. Niente, non posso andare su nessuno mai. Oh, shutdown preso. Possiamo prendere anche un altro? Garen però vaffanculo! Garen però vaffanculo, eh! Ma proprio col cuore, cazzo! Porca puttana sto Garen di merda! Ma di nuovo! Ma Cristo santo! Mamma mia, raga, Garen mi sta griffando la partita. Letteralmente, mi ha preso lo shutdown, due kill. Così, cazzo, non ce la facciamo così. Dio buono. Fucking Garen. Tu stai morendo dal ridere, io sto morendo dentro, Cristo santo. Poi muore, ovviamente. Giusto, meno male, almeno quello. Però non ha senso, cazzo. Garen serve solo a dar fastidio in queste challenge. Ma perché te ne sei andato? Questa ce l'ammazzavamo, cazzo. Vabbè. Anche Cody c'è intato. Va bene, va bene. Almeno gli diamo un po' di vantaggio. Così dopo gli danno più soldi. Però cazzo, anche tu Codice, svegliati un attimo. Abbiamo bisogno qua di fare qualcosa, perché non è possibile. Garen ci sta stilando le kill. Tu ti sei andato a piedi mentre potevamo uccidere Kaisa. Ce la facciamo, ragazzi, ce la facciamo. 60 kill, sono solo l'inizio, cazzo. Questa partita la distruggiamo. La Landa sta per essere annientata dal cugino con Yumi sopra. Mastery, il champion più potente. Andiamo a vedere. Vi dimostrerò, ragazzi. Let's go, cazzo. La smontiamo pezzo per pezzo. Vado bot. Tu guarda, devi stare solo su di me, non devi uscire mai, cazzo. Mai. Errore fatale. Sei uscito, abbiamo dato doppia a Kaisa quando poteva essere una kill per me. Con la tua cura sopra non si salvava. Dobbiamo solamente tornare in game perché siamo un po' indietro. Buono. Buonissimo, buonissimo, buonissimo.
Vabbè, sono in 1000. Cazzo, quasi non lo uccidevo. Peccato, va bene, va bene. La madera è fatta. Ora facciamo molti più danni. Guinsoo incoming. Dopo la Guinsoo andiamo di Danza della Morte, così Kaiser non mi shotta più. Però hanno anche tanto danno magico. Va bene, la build è ovviamente giusta. Silas è bronzo sicuro. Sì, ragazzi, Silas si è visto, sono gli altri che stanno giocando bene. Vai. Non possiamo dargli altri draghi. Non possiamo dargli altri draghi. Volibear è diventato troppo grosso, adesso voglio fare una kill, cazzo. Abbiamo tutto il danno possibile per ridurre in poltiglia questa gente. Shallot, va bene. Ok, ci sono. Non se troviamo qualcun altro. No. Proprio qua ci sono tutti quanti. No. Se ce lo smontiamo. Era decisione interrotta, perfetto. Smontiamo anche sta puttana. No. Peccato, codice. Tenta le pu. Li smontiamo tutti, ragazzi. Cosa vi avevo detto? 60 kill sono solo l'inizio. E abbiamo fatto 5 kill in un secondo. In un fight abbiamo fatto 5 kill. Perché la potenza di questo champion leggermente forte. Leggermente forte. Ok. Forse è rischioso fare questo. Che magari dopo diamo vantaggio al team. Non so nemmeno se ce la facciamo in realtà. In realtà sì, ce la facciamo. Ok, non ti preoccupare, c'ho lo smite. Ok, vi ho dato un bel vantaggio anche al team così, I'm back. Ok. Oh, io vorrei... è stato ucciso. Vai, ci sono, andiamo. Ti faccio il Mikael. Santo, sono tutti a D, sono tutti a D. Puoi fare il Mikael, puoi fare il Mikael, sì. Vai. Lascio da solo, ragazzi. Mastery, stiamo parlando di Mastery al minuto 20. E avevo 4000 gold in saccoccia, Qua ci sono un bel po' di kill. Sivana non ha più la ulti. Buongiorno, ragazzi, sono Mastery. Mi avete bullizzato per tutto il tempo. Adesso sono io che bullizzo l'intero team nemico. Buongiorno, ragazzi, sono Mastery. Cosa vi avevo detto, ragazzi? Va bene. Non ci vuoi dare la penta? Me la vengo a prendere dopo. Avete capito adesso perché non ero per nulla preoccupato? Perché ero Mastery?
sentito teleport. Buongiorno, 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 come state? Ah, ma c'era qualcuno qui? Ah, ma c'è qualcuno? Ehi, buongiorno! Ma buongiorno, ragazzi, come va? Buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Buongiorno. Io ve l'avevo detto. Me la sono presa. Grazie. Bonjour. È troppo forte questo. Non si ferma mai sto cazzo di campione invincibile. Loro hanno, mi hanno distrutto early game. Ma io sono Master Yi. Ho finito 3 oggetti, ho vinto la partita. Pensate cosa sarebbe successo se non mi avessero fatto le kill prima. Ora però c'è un piccolo problema. Siamo diventati troppo forti. Dobbiamo fare qualcosa per impedire a noi di fare così tanto, di essere così tanto forti. Compriamo un po' di armatura così non andiamo mai giù nella vita. Che tipo di armatura ci compriamo? Quella per sloware? Quella per rinascere? Quella per essere più veloci? Quella per togliere le cure ai nemici? Le cure sicuramente non gli servono. Non basterebbero. Facciamo questa che rallentiamo i nemici. O questa che siamo più veloci noi. Mi sa che compro questa per andare più veloce io. Così proprio non mi prendono mai. Cioè, li prendo sempre. Kaisa anche bronza sicura ha fatto il flash sulla QD. Sì, sì, ragazzi. Cioè, ma sono impazziti. Loro hanno giocato bene all'inizio. Stavano giocando molto meglio di noi, del nostro team, però non sanno più che cazzo fare. Inizio stavano giocando bene. Ma ormai siamo diventati sovrumani. Cosa ne pensi, Codice? Sei contento? Okay. Bene. Ragazzi, Codice è un ragazzo comunque. Basta dire queste cose. Vai, vai. Adesso aspettiamo che finisca il fight e poi andiamo. Vado a farmare bot. Let's push bot lane. Ora ci vedranno bot così ingaggiano. Qualcuno dovrà fermarci però. Ci fermano? Non so se vengono a fermarci. Ragazzi, Master Yi è da solo bot. Lascia pure che mi attacchi. Ora tocca a me. Ora ulto. Tranquillo. Arrivo. Buongiorno. Ok, ora possiamo andare back e andiamo a difendere. Sai che forse non la pushano del tutto questi. Curami! Codice, cazzo! Non mi ha curato. Tu sai che quando mi curi mi dai la scudo, no? Veloce, veloce, veloce! Abbiamo perso. Porca puttana, Codice, dovevi solo curarmi dal, per darmi lo scudo, così i minion non mi facevano recollare. Porca puttana! Dio santo. L'hai trollata, Codice. L'hai trollata male. L'hai trollata male. Non fa niente. Non fa niente. Non eri molto concentrato. Easy game. Li abbiamo distrutti moralmente. C'è poco da dire. Peccato. Adesso la rifacciamo uguale identica. Vai. Ora però ti dai una svegliata, cazzo. Ora ti dai una svegliata. Codice, per favore, non devi dormire. Siamo tanto che non giochi Yumi. Ho capito, ma non puoi cadermi su questi errori banali. Lo sai che tu mi dai lo scudo se mi fai la cura, perché mi dai l'aeri. Mi bastava quello. Avevamo vinto il game. Comunque bella partita, bravi, ovviamente. Ovviamente. Nice chase. Non è sicuramente colpa del chase se abbiamo perso. Ve l'ho appena detto cosa è successo. Peccato, ragazzi.
Peccato davvero. Adesso ci prendiamo la nostra vendetta. Vaffanculo! Li abbiamo umiliati. Loro ci hanno distrutti early game. Noi l'abbiamo recuperata in una maniera incredibile. Poi vabbè, codice la trollata, ma è un altro discorso.